Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto con scarola o endivia riccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, pecorino, cipolla, olio, scarola o endivia riccia tagliata, riso di tipo carnaroli, vino bianco, dado vegetale fatto con il Bimby, acqua, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo il trito in una ciotola e teniamolo da parte. Senza lavare il boccale, lo riposizioniamo, versiamo all'interno la cipolla e l'olio. E facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale la cipolla, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti a 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo la cipolla, aggiungiamo la scarola o endivia riccia, lo spingiamolo un po' verso il fondo del boccale, aggiungiamo un pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 7 minuti a 120 gradi, antiorario, velocità soft. A questo punto aggiungiamo il riso. E azioniamo il Bimby per 1 minuto a 100 gradi, antiorario, velocità soft. Dal foro del coperchio, levando il misurino, versiamo il vino. E lo facciamo sfumare per 1 minuto, 100 gradi, antiorario, velocità soft senza il misurino. A questo punto aggiungiamo l'acqua. Il sale. Il pepe e il dado vegetale fatto con il Bimby. Con l'aiuto della spatola mescoliamo bene a fondo per evitare che durante la cottura si possa attaccare il riso sul fondo del boccale e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Nel nostro caso 12 minuti a 100 gradi, antiorario, velocità soft.
Adesso trasferiamo il riso in una risottiera e manteghiamolo con il trito di parmigiano e pecorino. Il risotto è pronto, andiamo a impiattare. Risotto con scarola in diviariccia. Grazie e alla prossima ricetta!